Ma questo si visca che è scemo o no? Si capite che te la fili staccato? C'è questo si picchiato a fare, c'è questo non ha fatto, perciò si picchiato? Lo stesso in Berg. Ho capito, ma non ti puoi fare un carrista. E invece sì. Tu l'amba Roma stile. Non becchi il bagaglio. Non becchi mai. Buona Gino. Speriamo. Voglio vedere qualche faccia nuova oggi. Apri la bocca. Brava. Ma perciò faccio sto cazzo da freddo, no? Niente. Che è pure? Qua dentro è refrigerato. Un po' di aria che passa. E qui si sta bene. Non come quelli che li mettono nel box. Qui si sta come in casa propria. Si dorme, si beve, gli do da mangiare. Gli dai da mangiare? Da quanto tempo non mangiano questi bambini? Magari a Roma. A Roma che? A Roma cazzo. Chi se non già arrivano a Roma? Questo c'ha l'epatite, guarda. Tieni. Che cazzo mi sei portato, Gioacchino? Cedi, se vuoi. Eddi, non lo voglio. Ma perché? Perché me l'hai detto 100 volte. Non lo voglio, punto e basta. Guarda, quanto è bello in campo. Vieni. Guarda la bella figura che ti fai. È così bella in carne. Guarda, mangia bene, sta bene, ti fai un figurone. Però mi vieni incontro. Avevamo detto 15.000. Ma io posso arrivare a 10. No, meno di 15.000 no. Anche perché hai già regalato a 15. Ancora parli, eh? Ti sei scordato il casino che si è fatto l'ultima volta, eh? L'altra volta non era colpa mia, non sono un dottore. Io non sono un dottore, io la dottore non ce li posso portare. Me li devi garantire tu, visto che ti copro d'oro. Va bene, 10. Gino, i soldi? Quelli mi fanno un culo se non li porto su, lo sai? Dopo che mi hanno pagato. Sempre che il bambino stia bene. Tu che cazzo sta facendo? Ancora dai, sai? Vuoi uscire a fatica o no? Non si fa a 100 come al solito, mi smazzata a corte. Ma è morto, la passeggiata la si fa. Vedi che cuta la paga io. Eri già venuto, nonno. Eri già venuto sto mese. E come faccio? Come faccio se non mi date neanche il tempo di guadagnarli questi soldi? Come faccio? Dove li vado a prendere?
Rollo, Rollo, il mutuo del negozio è da pagare, Rollo. Se non li pago neanche sto mese, me lo levano. Grazie, Rollo. Sei un bravo figlio. Cazzo ce la fa, mo che chissà, eh? Che cazzo ce la fa? Mi ha palzato un culo, mi ha palzato. Vieni a vedere, chiami. Come cazzo te la si combinata sta macchina, eh? Ci vacchiano 2000 euro di pizza, mo ce ne vanno 4 di carrozzine, ce ne vuole. Sì, te fai prezzo con la macchina, del negozio. Ti faccio schifo sa la pistola, va a fare Robocop. Robocop, va a fare un culo, eh? Aspira, 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 aspira. Cioè, se ci stiamo, eh? Ci sei rimasto male, ti stavano a rito tutto qua. Ci sei rimasto male. Ma io sei troppo per malus, Nino, chiamo la protezione animale, ci è rimasto male. Stato da per te. Stato da per te, Ciro. Bravo, sta contento. Sta contento che ti devi averti con Rollo. Naturalmente che già passiamo un bello poco di benzina. Scusi, Nino, fammi capire sta cosa. Cosa? Ci ha già spartito cosa? Da stamattina che sto in giro. Si è uscito pure a porto. Da convegno già spartito. Tu vuoi it? Zio. Mi dannanzo. Tu stai da muovendo. Questo cioccolatino non si promessa a Pasquale. È una cosa urgente. Un bello convegno, tu vuoi it? Un menino gli ha buttagliato. E Rollo va venire insieme a te. È chiaro? È arrivato un momento che si faceva un bello convegno pure it. Cioè, io per te mi ha fatto un viaggio con sto ritardato. Ma va, mi sono scocciata per le ponte. I punti tu l'hai persa sulla sola. E ne hai persa talmente tempo che gli anni hai voluto non dormire che garanzia. Non dormire? Non dormire. L'appuntamento è venerdì a te. E che te un dormire, vanno insieme che vado fino a Cannoppio. Ah, ehi. Tu sei un bello agnone. Come, no, come. Beh, sei contento o no? Tanto si è fatto che alla fine ci siamo a fare sta compagna insieme. Bravo Rollo, sono contento per te. Bravo, una bella compagna e te. Bravo, bravo, sei stato bravo, davvero, sei contento. Boh, tu sei venuta, Porlez. E come si è fatto? Questa è la fidanzata tua. Eh? Però ora sei zitto. Tranquillo, cheat, non date agitare. C'è un altro zombie, tutto cosa. Poi ti dico un altro fatto. La prossima volta che tu mi fai una campagna a me, ma la dici a me, non a Porlez. Mi dai a me e mi dici, Gino, riusciamo a fare una campagna insieme. E tu cazzo fai? Me, si è preparato la roba, ci riusciamo a fare questo viaggio insieme e te. C'è bella roba. Se stai zonato. Ma chi è stato cazzo da si picchiare? Ma cazzo da si picchiare? Ti si mise a fare l'arcozzo po' pizza dell'altro. Allora tu non sei scemo, ti piace a fare uscire. Ma ci sa Porlezza, succede un casino, tu. Eh? Cioè, cosa va a dire? Tu non tu fai che un viaggio. Armane tu. Dormite tutta la vita. Chiami quando cazzo se ti riso. E come ti faccio rimanere dopo? Tutta la vita a fartela per un dopo. E chi sono? Un sacco di terris. Gino. Signor Mauro. Che saluto a fare? Me l'ha detto lei? Ma state zitto, l'ho detto che fuori dalle parti. A me non mi conosci, non mi devi manco salutare. Fermate, non fa sti gesti. Ma io volevo non soltanto... devi fare niente. Me li dai dopo i soldi, vai. Beh.
Parevate, guardate figlio. No, perché mi aveva detto le 8:30. Ce ne devi andare. Come andiamo? Figa nelle culo le mani. Eccolo là che impareva ora c'è i ragazzini. Sta attentati a Mandela. Ti sta per permesso di soggiorno io, eh? Allora qua? Chiamalo, non l'hai visto dove sono? Fate i ragazzi qua. È successo qualche cosa stanotte? No, non è successo. Oh, ecco. No, fuori, fuori, fuori. Via, via, no. La sala gioca adesso no. Non è ora. È presto. Sto ritardo io. Che mi la metto, forse. Via tutti, via. Senti che sei ritardo, ma ne sei. Ma me contano, allora me contano. Va sistemata adesso. Calma signora, no, stia non calma. Non mi calmo per niente, io voglio giustizia. E noi ti nascondi dietro l'angolo? Stia tranquilla. Tuo figlio dove si nasconde? Perché si sta divertendo così tanto? Sì, sì. Eccolo. È sicura? Certo che sono sicura. Questo bambino era dopo Ermanno nella lista d'attesa. Lo so benissimo, me lo ricordo sì, benissimo. Lo sai anche tu. Luigi, allora, come stai? È un po' che non ci vediamo, eh? È convinto adesso? Se il caposala l'ha ricoverato vuol dire che c'era un'urgenza. Professore, lei lo sa benissimo che Ermanno non può aspettare. Certo che lo so, ma non ci sono più posti letto. E allora che vogliamo fare? Che dobbiamo fare? Possiamo mandare via Luigi? Oppure Stefano? O Gianluca? O Marco? O Rodolfo? Che ne dici? Anzi, facciamo così. Decida lei. Me lo dica lei che devo mandare via per fare posto ad Ermanno. Non finisce qui, dottore. Amore, signora, ma dove va? Si calma. Banda. Sì, dottore. Per cortesia, faccia portare un altro letto. Non c'è spazio qui dentro, dottore. E vabbè, mica lo possiamo mettere nel corridoio. Vada. Non c'è il personale. Col direttore sanitario. Col direttore sanitario ci parlo io. Per quanto riguarda il personale, possiamo fare dei doppi turni, che ne dice? Per carità, pure trivi, se serve. Bravo. Vada pure. Ermanno. Allora, non sei contento? Non è successo niente. Oh, guarda che c'è il letto in mezzo alla stanza, può prendere a cucinare tutti quanti. Non è vero? Sì. Allora, ma così l'accogliete questo nuovo amico? No. Dottore, l'ho vista in televisione. Gagliardo, eh? Il letto è in arrivo. Basta che non si venda anche questo. Dottore, ma che stai dicendo? Che mi ha preso, per scemo? Quanti posti letto si è venduto per comprare la sua bella macchinona? Ma sto a pagare, l'ho presa pure a sinistrata per pagarla di me. Dottore, è vero, io vabbè, ho fatto passare avanti qualche fio di poveraccio. Questo è un ospedale pubblico, no? Allora è giusto che i letti danno ai bambini più bisognosi? Se poi si fa dare soldi in cambio diventano ancora di più bisognosi. Dottore, ma qualche genitore così ogni tanto mi ha fatto regaletti. Io ho saputo di questi regaletti, se li fa dare in anticipo e in contanti. È tutto falso, sono tutte infamità. Dottore, io qui dentro c'è lavoro 18 ore al giorno. Anch'io, e allora? Gli stipendi sono diversi, no? Io con me non ci posso campare, c'ho una famiglia. No, lei c'è una familiare, è di lusso, anche se non so che ci fa visto che è da solo. Un uomo solo spera sempre. Dottore, per favore, non mi rovini. Mi mancano 6 anni per la pensione a me. Io quei ragazzini li ho aiutati perché mi facevano pena. Perché era come se fossero figli miei. Ma lo sai che lei c'ha talento. Ma perché non lo usa bene? Non lo faccio più io lo giuro. Non lo faccio più. Ma anch'io avrei fatto così al suo posto. Anzi, lo faccio tutti i giorni. Che? Vado contro le regole. Sì. Lo sbaglio magari è farsi dare dei soldi. Ma quando la causa è giusta, dobbiamo violare le regole. Non è d'accordo? Certo, bisogna violarle, sì. Certo, violamole. Lei l'ha aiutato quel bambino. E quello almeno i genitori ce l'aveva. Ma pensi a quelli che i genitori non ce l'hanno. Come Ermanno. Ermanno è il ragazzino di prima, eh? Ermanno è albanese. Sono io che gli ho trovato quei genitori. Che me vuol dire? Se lo so comprato quel ragazzino. Purtroppo in Italia le adozioni sono un casino. Solo un bambino su 10 riesce ad avere una famiglia per vie legali. Noi dobbiamo cercare di aiutare anche gli altri 9. Uno per uno. Gli dobbiamo trovare dei genitori. Ha capito Mauro? Ho capito, ho capito. E che devo fare? Mi dica. Faccia trovare domani mattina alle 9 a questo indirizzo di Brindisi. Ci troverà un certo Gino con un bambino. Gino. Li carichi tutti e due in macchina e li porti a Cannobbio. Cannobbio? Ando rimane? A Lugano, sul confine con la Svizzera. Bel viaggetto, eh? Vabbè, con la sua macchinona. Ah, yeah. Deve fare solo attenzione che il bambino arrivi in salute. A tutto il resto penserà a questo Gino. Vabbè, grazie, dottore. Grazie del cuore. Guardi, io sto solo cercando di chiudere un occhio su quello che è successo qua dentro. Non me ne faccia pentire. Non se ne pentirà, vedrà.
Se ripetire. Grazie. Aspetti. Lei è sempre in ritardo. Ma questa volta non ce la possiamo permettere. Ma che fa, dottore? Non posso accettare. Beh, che le accetta solamente dai suoi pazienti, i Reganetti? Ma no, no, ma perché? Lo prenda. Io non so che dire, dottor. Non dica niente. Ci vediamo lunedì. A cose fatte. Vada. Grazie ancora. Grazie. Ah, Giorgia, ma che me frega a me delle spese del viaggio? Solo sto orologio ne vale 20 dei viaggi. E poi con sta macchina che ci metto? Una volata. Era già pronta. Ma l'hai fatta Silvano, il compare mio, Silvano Carbucci. Il mago. Ma è bravo. Ma sei. Senti che motore, ti faccio una scalatina. Senti come canta. Eh? Che mi dici? Ma te la fa portoccata? No, ma ci ha fatta l'assetto, le cosine che sa fa lui, sì. Mi ha ridisegnato il CO e mi ha rifatto la mappa tua. Che ti ha rifatto? Senti, senti che te, senti che te, senti che te. Ma che è la mappa tua? E la mamma sta sicura, ma da fa la fregatura. E gli culla la zaruna, la iadice, la canzù. Stava la mamma sulla la picciata la picciata. Al Molo Lungo. E la macchina sta qua. Come ha fatto ad arrivare al Molo Lungo? Non lo so. Camut. Camut. Ci bello anno. Ti sei fatti i capelli, la barba. Da adesso la festa. Gino? Gino non c'è. Io ci avevo un appuntamento con lui. Non c'è, ci sono io. Ho capito, ma tu chi sei? Io devo vedere lui. Sono Rollo. Scusa un attimo, non sarebbe meglio aspettare Gino? Non c'è. Ho capito, io ho ordini precisi, ho tutto scritto. Non posso far fare le cose come... Non c'è! Che testimoni, ah. Pulitevi i piedi, che c'hai tappetini nuovi. Guida tu. Guido io sì. Vedi un po'. Mi piace la musica classica? No, perché questo non è motore, è l'orchestra sinfonica. Senti un po'? Eh? E assetto, che mi dici? Sta incollata per terra, pare un go-kart. Ma ha fatto Silvano Carboni, il compare mio, un mago. E dato che era grassa la carburazione, ha rifatto pure il CO.
E ha rifatto pure la mappatura, che è importante quella. Certo che fra tutte e due invece di azzittare in minuto, eh. Ho fame. Chi se ne frega. Sì, dottor, però questo è strano, eh. È strano un bel po'. No, il ragazzino sta bene. S'agita un po'. Non parla, ma sta bene. Sì, Gino? No, Gino non si è proprio visto. No, è quest'altro che è strano, dottor. Ogni tanto manca da lei, si spalanca qui due occhi da matto. A me mi pare ritardato. Io non so se gli la faccio arrivare fino a Cannobbio con questo, eh. Sì. Casomai, no, io sto male a sto passo, dottor, non so che... Ehi, Lori, tu ce ne sei un richiamo, dottor. Ma questi, Lori, ma lei su, che sei, impazzito? Oh, ma che stai a fare? Dove è che ti senti? Ho capito tutto, ho capito. Senz'altro. E ragazzini? Come cazzo faccio? Armando, ma aprile, sta scendendo, ma che stai a giocare? E basta po'. Chi chiami? Se ne sta a mannare, chiami. Sei qua, te. Ma che mi vuoi rovinare? Se ne dove mannare, forza, cammina. Andiamo tutti e due, via, via. Da voi tre si magazzini, idioti. La quando lo trovi un altro così, e si bravo. E non vi lamentate. Forza, via. Non t'azzarda più, non t'azzarda più per nessun motivo, forza! In macchina, camminiamo, forza! Non si prova più, eh! Vai, cammina! Monta in macchina! Io capisco che c'hai delle tremine, ma che se fa così, davanti a tutti? Parevi impazzo, parevi. Un po' di dolcezza, su, No, io lo dico per te, le donne vanno pure sapute via. A ricorda, dei fiori schiaffoni, e te sta chi più. A ragazzi, c'ho la tappezzeria nuova, levate quelle scarpe, levatele. Se te dico da levate quelle scarpe, te devi levare le scarpe, hai capito? Che fai cercando, ma che cazzotto, oh? Te stacca la testa, io sa, eh? Aia! Aia, il bra, mi fai male! Stamma a sentire, Lollo. Rombo. È meglio. Chi sia, sia. È meglio che non te ci affezioni troppo a sto ricazzino, vabbè? Perché stasera vi salutate, ci siamo capiti? Che vuol dire affezioni? Niente, niente, non vuol dire niente. Pisciare. Qui dentro no, eh? Si c'è dato Stuart stamattina. Bello, sto parlando con te. No, un momento, e lui non è, non ha dei problemi. E sono grossi assai questi problemi. Che volesse venire a gravare? Chi è frate? Certo che mamma ti sei divertita assai, eh. Andiamocene via, se sta a mettere male. Andiamocene via, per favore. Senti, noi abbiamo tanta fretta, le chiedo scusa io. Me la deve chiedere lui, scusa. Ma pure lui gliela chiede, ci mancherebbe, gli dispiace pure a lui, è vero? Lo dici? A me mi pare che mi sta guardando Stuart. No, guarda storto tutti, è ipermetrope. C'ha proprio l'occhio storti. Voglio che dite? Io volessi madrizzare noi l'occhio o il giovinotto? L'oculista son qui.
Ma che sei matto? Se l'ammazzavi. Non l'ho ammazzato. Ma come non è? Ma questo non si muove più. Ma non lo vede. Oh, signore, signore, si riprenda, per favore. Andiamo. Genna. Ma andiamo dove? Qui c'è un'ambulanza al pronto soccorso. Vedi che sgarro che gli hai fatto. Mi aiuti anche lei. Facciamo qualche cosa, per favore. Fanculo, va. Ma che c'entro io? Andiamo. Andiamo, che questo si sveglia. Sì, e ci denuncia tutti e due. Oddio, queste vanno preso quel numero dalla targa. Che fine hanno fatto con questi due? Ma che stanno a piena targa? A me mi pare che ridevano. Quelli ci hanno preso la targa. Manco più la l'autostrada potremmo fare. Manco più la l'autostrada, sei contenta adesso? Io mica lo so che ti dice il cervello, sai. Sì, il cervello. Mi fa per dì. Pronto? Ha dottor San Mauro? Mi scusi, ma la situazione è diventata drammatica, non siamo più andare avanti. No, no, è che purtroppo qui ci sono delle complicazioni piuttosto serie. Io non so se posso. E perché? Ma che sei matto? Come ti permetti? Come ti permetti? Ma come faccio? Come faccio? Come faccio? C'ho il mio. Lo sai dove lo sbatter tu, io? Eh? I numeri ce l'ho memorizzati sul mito. Che ci faccio con te? Sbrighiamoci. Dobbiamo essere a Cannobbio entro stasera. Oh, che dai ordini. Tu lo sento sta a Cannobbio. Lo sai quanta ciò per arrivarci senza fare l'autostrada? E in più ci hanno preso la targa, hanno visto questa, hanno visto me, hanno visto te. E poi perché bevi così? Perché bevi così? Così vedo chi ho davanti. E lo vi bene a capocciate, giusto? Ridevano. E tu che a capocciate tutti quelli che ridono? Ma perché non ti fai una bella risata ogni tanto pure te? Non ti farebbe male, sai? Non mi viene mai da ridere. Eh beh, qui te posso da torto. Vuole mannare? No? Che c'è? Non parte. Vedete? Infine la mia. Ma che tesoro? Sole, no? Ma rimani in corsia! Ti metto a destra poco poco, bravo! Ho letto meccanica a 3 chilometri. Come scollinamo che sei? Se vogliamo riposare? Così tanto per spezzare il fiato. No. Sei sicuro non si può fare in un'altra maniera? Per tutte queste pisciazze che ci hanno buttato a Indio, per me è rischioso. Dovete aspettare almeno che sta asciugando i cilindri. Se no, qua rischiate di grippare. Domani mattina al massimo ripartite. Sì, io devo stare svizzera stanotte. Sta macchina qua. E beh, perché che c'è? L'hanno rifatta la mappatura. E poi l'hanno fatto uno schifo. Vi faccio un bel lavoro, va bene? E ve rifaccio pure la mappatura. No, quella per favore la lasci stare. Ce la faccio per domani mattina. Se non esco l'altro in bici, sì. Senti un po', a proposito. Che c'è? Scusami. Non è che per caso da ste parti conosci una pensioncina che scrive, faccia tante storie di documenti? Sono clandestine, eh? No, assolutamente no. E da chi vi nascondete allora? Da nessuno, mica che stiamo a nascondere. Abbiamo solo bisogno del po' di discrezione. Ah, la discrezione. Venite con me, ora vi faccio vedere dove dovete andare. In fondo a questo viale, vedete? Ah. Ci sta una ferrovia. Una ferrovia. E ci trovate pure delle belle professioniste. Appena vedete le canne vi fermate. Si ferma mai le canne, sì. Lì trovate tutta la discrezione che volete. Ecco. Bianca, nera, giallo, rosso, come avete voluto. E tutti i colori, ho capito. Colori. Aspetta, oh! Sto tranquillo con sta macchina. Che cari, perfetto. Ma. Aspetta che non parli le lingue. Fermate. Questa qui non mi pare male, eh? Che ti sembra?
Un po' slavata, eh? Ma che slavata? Io sono di Torre del Greco. Se ne frega. Ti cammini un bagno. Ci vieni con me? E questo? Non ti piace? Oh, me l'hai vista bene? Ah no, non ti fermi un attimo. Allora? Stiamo a decidere, eh? Guarda che questa non era male, oh. Ah, ti piace l'amore? Mm? Che volevamo fare? Ho capito, ci penso io, aspetta qua. Scusami tanto, ci sarebbe quel ragazzo, un ragazzo muscolo, che mi faccia parlare a te, mi piace, io non voglio vedere nessuno, qui mi prendo solo io. Insomma, magari volessi... Paghi tu? E pago io sì, io in anticipo. Una notte intera costa. A me non tu devi scopare tutta la notte, mi basta vedere un po' così con te. Che significa? Il ragazzo è un po' agitato, tutto lo spupazzi un po' così magari mi sono andata a calmare. Rollo? Questa è Elena, è pazza ed è, mi ha detto mandatela uno così bello. Io non l'ho mai visto così. Qui non c'è pazza nessuno. Aspettiamo qualcun altro? No. Tu dove lavori? In macchina. Non ce l'abbiamo una macchina. Anzi, conosceresti un posto un po' appartato così magari se sdraiamo pure noi? Non faccio cose con i minori. Ma quale mio? Che hai capito? Noi due vogliamo soltanto dormire. Andate in albergo. Non ci potevo andare in albergo. Perché? Vi cerco qualcuno? Ma chi ci deve cercare? Ma che siete fissati qui? Dai, io devo andare, forza, su. Non mi toccare. Mi cerca qualcuno, ma che è un virus, sai? Bene. Perfetta. Vai, vai. Vai. Au, vieni un po' qua. Non te ne devi proprio far venire queste idee, è chiaro? Hai capito che ti ho detto? Ragazzi, famo scherzi, eh? Come chiudiamo qua? È tutto sfornato. Ma che fai? Mica siamo fidanzati, eh? Credevo di piacerti? Mi piace. Vediamo se è vero. Ti ho detto di dormire. Oltre che muto, sei pure sordo. Ci senti? Non mi devi guardare, devi dormire. È su. Non ci senti? Girate. Nammo, forza, girate. E attacca dal muro. Se non ti ci attacco io. Quasi, quasi. Attacca dal muro, t'ho detto. Dormisci col geometra qua. Non ti preoccupare, capita la prima volta.
C'è. Ma di chi sei il pato? Di Pietro, eh? Dai. Dai. Oh. Se mi scappi sei nembo kid. Capito? Pronto, Gino? Ah, non è Gino, no, perché c'è un appuntamento, un certo Gino, allora, come... si è per... No, no, non dicevo a lei. Sì, Tollo, glielo passo subito. Dove stanno questi? Un momento, No, no, è... Sì, me lo faccia trovare. Pronto? Segà, non me strilli, non sento niente. Non sento più. Non si sente. Non ho tacche. Sì, c'ho tacche. Adesso pure apposta di età questo grandissimo figlio della migliore. Via qua, disgraziato! Davai, ferma! Non ti permette più. Chi ti ha dato il permesso, Anna Gioia? E se caschi ti fai male? Se vai su una siringa, qui non stai sotto assicurazione, hai capito? Volevo solo fare due tiri. Tu tiri, Non volevo scappare. Tu parli. A stronzetto, tu parli. Io non ho fatto niente. Ah, non hai fatto niente? Dove sei imparato a parlare italiano? I miei mi hanno venduto 2 anni fa. Sono 2 anni che stai in Italia. Tacchino ha detto che se non riuscivo a darmi via questa volta mi ributtava a mare. Dice che a me non mi vuole nessuno. E perché non parlavi? Tacchino ha detto che se si accorgono che sono l'italiano mi rimandano in Marocco. A me mi serve un affidamento temporaneo. Perché? Perché così mi prendono alla leva calcio del Foggia. Il prossimo ottobre, ma devo avere un affidamento. Gioacchino ha detto che... Gioacchino ha detto un sacco di cazzate, chiunque sia. No, pure passate il provino per il pulcino alla leva, ma devo avere un affidamento. Eh sì, affidamento, vabbè.
perché non mi trovi un affidamento? Perché nessuno mi trovi un affidamento? Che te strilli? Ma che strillate tutti qua? Affidamento l'avevamo trovato. Una bella famiglia svizzera, comprete tutto. Padre, madre, bagno e cucina. Io non voglio una famiglia svizzera, voglio giocare a pallone. Allora, stoppia a parlare con gli stinchi, ti ridevuta o giochi a pallone. E poi perché Paper Foggia, non capisco io. Perché va a Verona? Cioè, è meglio. E poi ci passiamo pure vicino a Verona. Ce lo posso fare un provino al Chievo? Sì, ma andiamo in giro per Italia a fare i provini. Ho detto solo che ci passiamo vicino. Io vorrei tanto sapendo sono nati sti due. Sono andati a fare colazione. Andiamo un po'? Ma tu fai la spia, te fai mai di gas, piederacci, tanto sei. Non ce la faccio. Perché no? Perché non vedo chi ho davanti. Ma chi deve vedere mentre bevi? Guarda, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Dai. Provaci. Non c'è nessuno, siamo soli. Questo pagherà. Allora. E tu al posto. Ha chiamato il principale tuo. È incazzato come un furetto. Dove manda via le corse, eh? Ma chi sono questi? Tutti te li trovi. Una calamita, cioè. Pedro. I soldi. Mi stava passando in mente, ha fatto bene a ricordarmi. Ecco qua. Sono euro. Sono pochi? Ma quei 24 per stotti visti scolcovo costa, fa poco che quelle è pa' male, eh? A me non mi parlano pochi, ma ve lo giuro, c'ho soltanto questi. Poi se posso stare sotto al treno, ma che ve li vedo? Bastano questi. Chi conta pure? Bene. Amici. Grazie. Noi invita voi a pranzo. Molto gentile. Dobbiamo scappare, ci si è fatto tardi. Noi offendi se voi non vieni. Beh, pranzo a quest'ora, sono le 8:30 di mattina. Che famo? Ceniamo a mezzogiorno. Sì, bravo. Vuole mannare? Noi inizi presto, quando ospiti. È usanza. Ma sì, vi dico se volete mannare, abbiate pazienza, non insistete. E siate bravi. Va bene. Come va bene? Ma va bene che io... È l'usanza. È usanza. Dove si va? Con Luigi. Con Luigi. Andiamo. Ma che cazzo sarà sto Luigi? Io stavo lì, dobro, io scadi mlad a killer, ti l'ho mai qui. Dentro sta da ieri, ieri si da ieri. Ieri Jasmin, eh? Ehi, sti jebo Jasmin. Koje bre, ono što je... Da, da, da. Ma ne bre, čo... Dam jedno koje jebo. Koje bre? Pa najebo. Našao sam. Pustite me, ljudi. Zastro si ga, brate. Nisam... Jesi! Ni majke. Josipe, sad mi te pun kurac. Molim te, pusti me, nisam kriv. Pute kurac! Ma nemojte. I nemoj da se dereš. Ma, da fatto? Chi, Josip? Bravo, ragazzi. Ma qualche volta sgarato. Ehi, Pedro, facciamo brindisi. Ma sì, belli. Che canale sta streccio? Sta streccio. Sta streccio.
Vice Musco. Vice Musco. Sarà l'usanza. Facci via. Sti sniganietti che mamma rodila. È un'usanza nostra. Elena è la nostra najlepsza córa, la intelligentnija. Elena è la nostra ragazza più bella, più intelligente. Elena è žena od Ivici. Ivica se ne želi rostati. Elena è donna di Ivica. Ivica non vuole separare. Ali je tu simpatičan, Ivici. Ma tu simpatico a Ivica. 20.000 euro è dobra cena za Elena. 20.000 euro, buon prezzo per Elena. Sì, più IVA. Va bene. Come va bene? 20.000 euro. 20.000 va bene. Ma che va bene? Via qua, che stai a fare? Fermati. Quale 20.000 euro? Un momento, noi dovete parlare. Aspettate un attimo. Ma che te stai inventando? 20.000 euro di chiavo? Fermo tu. Noi aspetti qui. E poco qui. Sei tipo, tu sei scemo. No, dico, sei scemo? La voglio portare via. E me dai 20.000 euro, eh? Io me ne vado da mollo, torno a Roma, hai capito? Ormai i soldi li hanno visti. Se non glieli do, non ci faranno andare via. Né a me, né a te. A me pure, oh. Che c'entro io? Ehi, chefe! Ma che sta facendo? Ma che sei, ma? Ma che vuoi? Che vuoi, mamma? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Ma che si fa così? Non mi darà da me la salva verde! Io non lo conosco a questo! Ai addio! Aio! Gli ho dato un passaggio! La salva verde a me! Io ho dato tutto un passaggio a questo, non lo conosco! Nascondere, scappa! 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 Cacone, reagi la sua chiede. Stiste che li stui, eh? Io si premi se da se ne trece sta noga, ma... Usta il govno! Aide, ti biebo, ma, no? Vieni! Aiutatemi! Lasciatemi stare! Voglio andare via io da qua! Lasciatemi stare! Non c'entra niente con questo! Io sono l'infermiere! Non lo conosco a questo! Lasciatemi mettermi! Mandatemi via per favore! Non lo conosco a questo! Dai, pomosimi, pomosimi! Un ottimo conto! Osuri, osuri! Vali auto! Vieni con me! Tu sei matto! Sei matto! Ma che famo? Che dobbiamo fare con questi? Frugali, levagli tutte le pistole. Le pistole? Io ho pure sparare. E per non farci sparare a noi. Questa è l'usanza. Tutti matti siete qui. Aveva sgarrato Iosi. Gli hanno tagliato un pollice. Sì, ma mi faranno peggio anche a voi. Pazzi, pazzi. Ma che mi guardi? Oh, ma che tapi con me? No, me la pelo con questo demente. Sei un pericolo tu. Scappa, Schnastern, idiot. Buckwuckle, Schnastern.
Allora, lo svegli. Namo, namo! Ti vedi scuro? Ci va mai con te, ma ci snaieva, ti e tua famiglia! Oggi so c'è mai con cura un enti se matterti e ben curva in sto. Bugar coiana ti e ben mai con curva in sto. Isra! Ti e ben. Pronto? Sì, sono io. Ti chiamo dopo. No, è tutto a posto. Hai visto? Stai tranquillo, stai tutto a posto. Tutto a posto, cazzo. Non è picco, non garri svenacis da su cretino. Una mezza pompa che manca ti rispondo al telefono e tu non dici nulla. Crollo non è una mezza pompa e non è un fisso. Se si muove, mi saltano i ponti. Tu vaffanculo, non mi servono i ponti. Scaffati in culo. Cammi, vada a sito te. Io non me la faccio rovinare la piazza da sto ritardato. Ti hai detto che stai tranquillo. Stai non dormire insieme. Un condatto, o me. O affare, o me. E già viva a pensare prima. Sa dice ne cosa sfutta. Di grezza che sta ancora vecchio. Oh, però tu adesso... Oh! Ma mi trutti che ho il tattoo! Sempre guandata come è cane! Se Rollo non tira fuori l'animo, quando calva tre, eh? Vedi che questo è già carca gli ogni. Mi stava da città, G. Rollo si vuole fare solo un accompagno. E su facis. Oppure dopo pensi che tenava i fili staccati. Vedi che cudi è strana da avere, eh? Cudi non sente dolore, non sente nulla. Cudi non tena sotto i fili staccati, a cudi non ci arriva la corrente. Ogni tanto vedo forse, bloccage, ten l'allucinazione. Cudi è pesce che è ritardato. Sarai la prima volta che vai contro il Gino. E me è così, vuol dire che sta a cambiare carattere. Speriamo che non peggiorisci, però. Capi tu ad aver vuole essere tutta male a corte. Si capisci che sta a rischio, sì. Allora, la fate? È tutto a posto, è pronto. Meno male, va. Sbrighiamo, se con c'è una giornatina. Dime. Prima sanna, ma è meglio. Ma che stai facendo? Niente, se conoscono da poco, sta andando un per ghiaccio. Ma stava a te. Ma che te frega, lascia perdere, vieni, oh, i soldi, vieni. Oh, so poco. Come so poco? Ma che stai? Ma che stai? 300. E beh, 300 so poco. 400 avevo. E te ne passa montagna quando fai ste rapine. A ladro. I rapini. Va a rubare. Ma chi lo dice pacca a te? Te devi fare i cazzi tuoi. 300 euro. Ma guarda chi sto a... Non capisci in quanti guai siamo andati a infilare? Non te la puoi portare presso, perché questi ci seguono. No. Non hanno pistole, sono locali. E poi adesso non me la possono più togliere. È mia. Non sono tuo, disgraziato! Tu mi stai sequestrando! Non vuoi andare via da qui? No, non voglio andare via da qui! Ma ora sono obbligata ad andarmene dopo quello che hai fatto! Perché Evi sei capace di prenderselo con mia figlia! Con chi? Лариса, не мога! А думай, что ты не можешь забрать ребенка. Очень опасно. Разбирам не мога, уставиме. Лена, подумай. Где он? Где он? Сейчас будет фрейта, чай. Сумрогу, где он? Forza smetta di piovere. E beh, chi se ne frega? Mi si rovinano le spazzole. A te? A me, casomai, a macchina mia. Da pensare spazzo. Cioè, se può parlare con questi, eh? Attento! Le sospensioni. Si stanno avvicinando! E questi, boh!
Dai gas, andiamo, lanciare il filino, vai! Dai, ne seminiamo, dai! Rallenta, la strada è chiusa! Rallenta! Ci sono le sbarre! Dove cazzo vai? Fermate! Sei gli assi! Stanno dappertutto sti cari. Niente, dietro, vai! Forza! Buttala su quell'altra, su quell'altra! Vai! Corri! Oddio, fermate, fermate! Sei contro Mariche! Che attenzione, abbiamo capito! Sbrigati! Come fa? Come cazzo fa? Tenetevi! Dai a poco gas. Tutto, amore, tutto. Da buttare stamattina. Senti questo come sta? Dobbiamo fermarci. Il semiasse è fuori scala. Gli ammortizzatori anteriori sono partiti e l'albero motore è storto. Ci siete scesi da Trinità dei Monti con sta macchina? Quasi. E poi c'è la mappatura. Che c'è? È da rifare. Non ti azzardare, lasciala perdere come sta. Quanto tempo ci vuole giusta sta macchina? Su. Beh, a mettercela tutta, domani è l'ora di pranzo. Stai scherzando? Mi serve per stasera, no? Lei sta scherzando. Anche se raccolgo tutti i pezzi ci faccio mezzanotte, no, non è possibile. Va bene pure per domani a pranzo, non abbiamo fretta. Ma chi ti ha detto che non c'è fretta? Che stai dicendo? Mi serve per stanotte la macchina, tieni. Buono. Straordinari anticipati. Beh, mi sa che gliela posso qua. Bravo. Fagliela. Coprete, coprete con sta tosse. Tocca a cercare un sciroppo. Niente, sono caduto. Reggi un po'. Reggi qua, vieni un po' qua. Reggi la camicia. Reggila bene. Ma che hai? Io non ti ho fatto niente, bucetto. Invece sì, ma hai fatto male. Devi stare, andiamo che è tardi, forza. Andiamo, andiamo, regà, su. Gianluca, passa, dai. Fermati, ando vai, fermati, per favore, vieni qua, t'ho fatto un'amplida, c'è una febbre, se porta via, vai a giocare a pallone. Ah,
Tanto quando vado a Verona guarisco. Sì, vabbè, fateci portare da lui a far provino al chievo. Vuoi vedere che mi ci porta? Vuoi vedere che mi ci porta? Oh. Ehi, state zitti, eh! Del telefono? Sì, grazie. Devi avvisare qualcuno? Io? No, non c'ho nessuno. Allora perché giri con una familiare? Stamma a sentire, io non c'ho nessuno, ma quelli che si là, c'è due genitori, i nuovi nuovi che lo stanno aspettando. Se dobbiamo sbrigare, perché abbiamo fatto tardi. Fa finta che mi guardi quando te parlo, eh? Sono pazzo di lei. Sei pazzo e basta. Va là, va. Mo vengo, vai, vai. Giorgio? Oh, finalmente! Sì, guarda un po' se c'è sta Larry lì intorno. Ci vorrei parlare. Va bene, glielo dico, se ci riesco. Ah, no, aspetta, eccolo. Professore, è per lei, è Mauro. Ah, grazie. Sì, ho ricevuto i suoi... però, insomma, è meglio non parlarne, che dici? Ma che è matto? Ma ma che pensa di essere in vacanza? Quando lei si deve liberare? Assolutamente di questa ragazza con la figlia. Poi si sbrighi, Si sbrighi, prima arriva e meglio è. E perché è rischioso? Senta, se ci tiene al suo posto di lavoro, veda di arrivare il prima possibile all'appuntamento. E non mi chiami più. Non la chiamo più a sto numero? A nessun numero. Ci sentiamo a cose fatte. Dammela! Stai calma.
quelli non mollano. Abbiamo fatto 500 chilometri. E allora? Sono lontani. Sono serbi. Perché tu che sei, della Vallo? Io sono bulgara, di Plovdiv, non c'entro niente con i serbi. Ah, sì? E Monica o chi ha fatto? Me la sono fatta da sola, va bene? Stai calma, non ci piano più. Tu non li conosci. Ma poi chi ne frega di te? Con tutte le donne che ci hanno buttato in mezzo alla strada. E appunto, anche se non volessero, sono obbligati a punirmi. Sennò anche le altre ragazze penseranno che si può scappare. Tu c'è lui che ti difende. Manco l'hai ringraziato. Nel paese vostro fate sempre così, eh? Che ci fate con quelle ragazzine? Lo portiamo a spasso. Non mi prendere per il culo. Io ci lavoro nel ramo. Senti, Aramo, io con la moto non c'ho niente a che vedere, chiaro? Io faccio un altro mestiere. Video porno? Lei sei scema, a video porno. Io faccio un infermiere professionale. E poi perché proprio video porno, scusa? I negretti vanno forte nei video porno, hanno pisello grosso già da quando sono piccoli. Stamma a sentire, nena, questa è un'adozione. È soltanto un'adozione, è chiaro. Io a quei ragazzini là gli trovo una famiglia. Non è un po' grandicello per essere adottato. È grandicello. Pronto? Sì? Ah, sì, sì. Li vogliamo subito, sì, sì. Lollo! Shh. Pronto! Un momento, glielo chiamo. Come? No, non è che sto parlando piano. Che mi si è cascata un po' di saliva. Glielo sto chiamando, sì. No, abbia pazienza ancora un minuto. Ehi, Pietro! Giannata, sgrava! Forse non mi sono spiegato bene. Il bambino adesso vale ancora un sacco di soldi. Fra qualche ora può darsi che non vale più niente, è chiaro? Ho capito. Fino ad adocchiare, tieni un puletro. Va, vengo tu e ho potito. Oh, vado dopo. Devo parlare con Rollo, ora, immediatamente. Parlici. Va bene, ora calmati, Pietro. Ho capito. L'appuntamento è spostato a domani mattina. Via Garibaldi 267B. Che ti ha detto quello al telefono? Niente, ha detto che se devo sbrigare. Perché? Perché? Perché una coppia quando compra un ragazzino rischia, no? Allora se uno non è puntuale magari ci ripensano. E se mettono paura e non lo vanno più e magari spariscono. I bambini spariscono. Non hanno famiglia, non hanno documenti. Non esistono. E se spariscono non se ne accorge nessuno. No, No. Ma allora perché non è stata a casa vostra? Che cazzo ci venite a fare in Italia voi? Eh? Ma chi vi ha chiamato? A te chi ti ha chiamato qua? Che sei venuto a fare qua? Venite a rompere i coglioni tutti qui! Ma tu guarda in che cazzo d'impiccio mi sono andato a mettere io. 13, 14 e 15. Ecco qua, sto tranquillo? Tranquillissimo. Vedi un po', 1500 euro. Forse ha bisogno di un'altra iniezione. No, c'avevo sciroppo, ma non l'ho trovato. Guarda un po' chi c'è. Oh, cazzo. Come ha fatto a ritrovarci? Oh, calmi, calmi. Tranquillo, non voglio litigare. Vedi, sono disarmato. Guarda, sono da solo, niente scherzi. Però voglio mia moglie e mia figlia. Ecco chi ha fatto. Non è sua figlia. Forse. Certo che è mia figlia, stronza. Ivica. Ivica. E adesso è solo mia. Čekaj, Ivica. Sad idemo lijepo našoj kući, pa ćeš ti sve ispričat svom taci što smo radili ovaj period, eh? Ivica, molim te.
ma il cuore è pesante bene. Fa? Tu li smonti sesto. Fa casa. Tu sei stritza e vecchia pure. E ecco, se ne vratti, mi è stato il mero zoom e scurvo. Cus, si cane mauce. Sto bagno te si trinta rano. Andiamo dove posti si cane. Nemoi da zaiebes. Chiusi impare. Tutto bene? Sì. Che ti ha detto? Niente. Come hai fatto a convincerla ad andarsene? Non importa. Ero pure incensurato io. Che vuol dire incensurato? Vuol dire che sono uno per bene, che non so come te, che non so come voi altri. Io sono solo un tramite. Ma che c'entro io con voi? Quanto manca Verona? Sì, ancora sta a pensare a Verona questo. Io non ce la faccio più, vorrei dormire in un letto stanotte. E certo, mo te portiamo all'Hilton. Cosa c'è? Ci fermiamo a dormire. Su un letto. Non era meglio andare a pronto soccorso? Ma fa che? Guarda come serve. Come fa a entrare? Perché cosa sa inventa? Ma lo vedrai, eh? Che ti avevo detto? C'è un tumore di zappa al posto delle mani. Stai a letto, spogliati. Non mi sono potuto lavare i denti, non c'era l'acqua. Non c'è non l'acqua, il bagno è finto, che acqua cerchi qua? Ma ecco perché non sono riuscito a tirare lo sciacquone. Ha fatto la pipì? Sì, pure la cacca. Non mi ha dormito a lavare. Com'è possibile che non senti niente? Io sento tanto, per te. Ti piace qui? Sì, è intimo. Intimo? Che significa intimo? Quando una cosa è riservata a pochi. Tu sei molto intima per me. No, no, non ti fa così! No! Non sei un animale! Insegno io come si fa. Così non metti in fuga le fidanzate, va bene? Ma io voglio solo te. Certo.
Se n'è andata, ha portato via Monica e tutte le sue cose. Si è portata pure i 20.000 euro, sta troia bulgara. Dove sarà andata? Io lo so, andata. Oh, forza, via! Oh, andiamo a via, forza, ragazzi, dai! Fai un caffè, per favore. A me un cappuccino. Un caffè al latte? Ho detto un cappuccino, scuro. Pure. Non è che hai visto passare la ragazza, per caso? Stai qua, stai, eh? Non sto zitto, mi devi dare i soldi, ci voliamo subito, me li devi dare subito, hai capito? Ci voliamo. Ma sì. Dai, Sì. Lo chiamo io, Vecchio. Chiamalo, chiamalo. Che cazzo aspetti? Ma che testi, Leo? Tu mi avete già rovinato, tu e questo demente! Che devi sta zitto? Perché? Che altro mi potete fare ormai? Elena. Lasciami! Lasciami! Lasciami in pace! Vieni con me. Io ti amo. Io no. Io non ti amo. Non ti ho mai voluto. Lo vuoi capire, sì o no? Non c'entri un cazzo con la mia vita. Fatti curare. Fatti rinchiudere, così la pianti di fare del male alla gente. Non è vero. Perché non mi vuoi? Perché se tu sei così, vuol dire che tuo padre era così e tuo figlio sarà così. Vi approfittate di chi non si può difendere, di bambini, di donne. Solo a lingua che parlate violenza. Siete prigionieri di violenza. E se questo a te ti sta bene, a me non mi sta bene. Qualcuno lo deve spezzare, la catena. Ah, catena. Arrivaci i soldi, se devo mandare. Teneteveli. Tanto non mi servono a niente se non li chiedo perdono. Lo vedi cosa fanno? Stavolta non me la fanno nascosta. Stavolta in Italia non dito anche a me. Ma tu perché ci ritorni? Ivica ha preso mia sorella, me l'ha detto ieri sera. Jana ha 15 anni, la metterà al posto mio se non torno con lui. Già l'ha presa? Stanno portando in Italia. E allora ce la metto lo stesso, pure se tu ritorni. Comunque tu non sei meglio di lui. Gli hai dato l'appuntamento ieri sera all'amichetto tuo? Apposta sei nato così tranquillo. Di chi ti sei innamorato? Di una che ci ha tradito dopo 2 minuti. 2 minuti. E mo ho capito pure come hanno fatto a ritrovarci. Gli hai telefonato per dire dove stavamo. Ci avrebbe trovato lo stesso prima o poi. E sarebbero venuti in 10 armati. Sì, sono io che le ho chiesto di venire da solo. Per non fare altro sangue. Vabbè, mo andiamocene però. Perché mi sa che Ivica sta per ritornare. Dai, ragazzi, forza. Andiamo, andiamo che te. Andiamo. Dobbiamo andare via. Dai, forza. Andiamo, su. Muovete, monta in macchina tu, forza. Dai. Dai. Buttala dentro, forza!
Gli hai dato troppo. Non te meritava. Hai visto che succede, giovano? Mi senti? Te ci confondo mai con le donne, eh? Guarda questo come ridotto. Pare che gli hanno tagliato un braccio. Non fa come lui. Fai come me, scappa. Io sono sempre scappato dalle donne. Perché poi alla fine te fregano sempre, eh? Ma tu sei giovane, stai ancora in tempo. Non ci andiamo. Non ci andiamo allo stadio del Chievo Verona. Verona l'abbiamo passata. Stavi a dormire, non ti ho svegliato. E poi c'hai affidamento, voglio far provino. Se stai contro vento. Sta cazzo di tosse non te passa mai, ma quando guarisci, eh? Vieni per qua. Sta bene, questo come minimo c'è una polmonite interstiziale, sta bene, sta? Ha una laringofaringite, forse allergica, in via di guarigione. Da una tosse ossessiva per via del muco. Può essere accompagnata da febbre, ma adesso non c'è più. Così, di punto in bianco? A volte basta un brusco cambio di temperatura. Insomma, dottor, non me lo ricovere. Ma perché lui sta benissimo. Semmai è lui che mi sembra messo male. Forse è il caso di dargli un'occhiata. No, dottor, grazie, andiamo di corsa, abbiamo un appuntamento. Aspetti. Lei ha mal di denti? No, dottor, lui beve così perché gli piace guardare chi c'ha davanti. Mi dia la possibilità di visitarlo, ci metto poco. La ringrazio, dottor, ma ci vorrà poco, credo. Va bene, si rivesta. Meno male, va? Senta, lei è mai stato visitato da un neurologo? No. Bisognerebbe fare una risonanza magnetica per essere sicuri, però qui ci sono tutti i sintomi di una paresi neuronale degenerativa. Io da mo che lo pensavo questo. Ne sappiamo ancora poco, ma nella fase finale può dare catatonia e allucinazioni. Forse è già qualche anno che ne soffre. All'inizio erano solo momenti di torpore, poi ha cominciato a perdere sensibilità al dolore, al tatto, al gusto. E alla fine questa perdita di sensibilità le si è estesa a tutta la parte sinistra. Non è così?
È per questo che bevo a destra. Perché lì ha ancora un po' di sensibilità. Solo che ora la paresi le si va estendendo a tutto il corpo. Vabbè, dottor, ma se uno non sente il dolore è meglio, no? Lui non sente il dolore, ma i suoi tessuti sì. E sono devastati da lesioni e traumi interni di ogni tipo. Il dolore serve. A che? A sopravvivere. Io sento qualcosa. Come vuole. Dottor Mona ha un po' di fretta, ma io gli prometto che come arriviamo a casa lo faccio curare. Sarà meglio. Guardi che i momenti di catatonia si faranno più frequenti, dureranno sempre più a lungo. Cerchi di fare attenzione. Grazie. Se passate il confine, c'è il Bellevue Hospital a 20 km da qui. Vi posso dare il nominativo di un collega? Non lo passiamo il confine, dottor, grazie. Comunque, se cambia idea, io sono di guardia fino alle 2. Vabbè, grazie. Ci mancava il neurologo zelante, ci mancava. Via Garibaldi, 267B. Ci stavamo già. Abbiamo solo fatto il giro del palazzo. Ci stavamo. Sei sicuro che non ho una buona idea? Ce n'è una meglio? No, ragazzi, forza! Ma si è trovata alla fine. Sapete che il mio amico John sta molto incazzato. Facci in velo, Cicino. Io devo montare di guardia alle 2. Me, ciao. Andiamo. Chi sono questi? Ci avete messo un sacco di tempo. Però siamo arrivati. Almeno a testa non me l'aspettavo. È la visita medica per il provino? Un momento. Che c'è? Un momento. C'è una proposta da Faffe. Io e lui vogliamo rilevare affare. Che cos'è che vuoi rilevare? Ci arriviamo il ragazzino. Vediamo 20.000 euro. 20.000 euro? È un veloce che non stai in tempo, dai. Hai sposato tutto, pallo. Spoghiamoci per favore, io sono di guardia alle 2. Appunto. 20.000 euro, ve li do adesso, in contanti. E abbiamo aspettato 2 giorni a rombù cazzo da aspettare, eh? E dobbiamo fare un lavoro garbato, tranquillo. E invece mo mi fa veloce in da sto locale da merda. E tu mi stai a pigliare per un culo a me? Mi stai a pigliare per un culo a me? 20.000 euro! Per me allora non si capisce tutto. Il francese non te lo lascia neanche per 50.000. Quella a lui gli serve il pezzo. Vado a giocare in Francia. Oh, veloce, ho detto. Brigao, che cazzo guardi, dai. Meno che non stai tempo, dai. Che mi operate? Io sto bene. Anestetico, porco. Che altro, mo? Me lo sono dimenticato, lo vado a prendere. Dov'è che lo vai a prendere? Sono in reparto, ci piego un attimo. Senza anestetico, dai. Ma veloce. Non è possibile. È possibile. La porta sta chiusa, non si sente niente da fuori. Freddo. Hai detto che è una cosa veloce, forza. È veloce solo l'anestetico. E stavolta fai senza, dai, procedi. Ma non posso, se si dibatte danneggia il prezzo. Non lo danneggia il prezzo. Non si dibatte. Ho freddo. Dimmi solo quando sei pronto. Aspetta l'ultimo momento, però. Insomma, stai tu. Mi avevate detto che mi davate in affidamento. Tacci! Sono stato qua, non ho fatto niente. Tacci! Un momento! Ce l'ho io, anestetico. No, me ne frega, non spara. Sì, e se rovini tutto? L'emorragia interna, lo spappolamento. Che gli portate al francese? Sta cetica la rughetta. Poi lo pezzo lo vorrà sano, no? Allora ce l'ho io, anestetico. Com'è che ce l'hai tu? Ce lavoro nel campo. Io ogni tanto faccio pure salaperatoria. Me lo porto sempre dietro, hai visto mai servizi? Che hai? Pentotal.
una mezza specie. Cazzo fai? Pezzarollo, ti hai ammazza quello. Mi raccomando. Senta, aspetti, il bambino non può stare qui. Il bambino è cagionevole. Non si ricoverà. Non ha capito, il bambino non può... È lei che ne ha capito. Ha da rimanere qui, ragazzino. Se inventi la malattia, qualsiasi. Ci siamo capiti? Io chiamo la polizia. Bravo. E te corsa. E si vuole fare la compagna. La compagna è fornuta.
Te la si fatta almeno una scopata. Passa così la gente. Oddio! M'hai preso. Te striscio. Ma m'hai preso. Ma che cazzo c'entro io? Che cazzo c'entro io? Mauro. Non gliela fai? Sì. Se ne andiamo via. Sta sicuro. Buona, ma quell'ospedale svizzero, come si chiama? È Belleville. Belleville. Pensa alla pronuncia. No, forza. Dai, Mauro. Ho capito perché ti sei fatto una familiare. Sì, ma si sapevo che andava a finire così. Mi compravo una smart. Dai, monta su, dai. Piano, ecco, ecco, vai, vai, così. E mo che? Porca puttana, la mappatura. Mauro. Dai. Ma che è sta mappatura? Non lo so manco io. Fare una cosa. Che se rifà? Aspetta, mo te venga a piena. Te porto io, no? Andiamo fregati a sti zozzoni. Dai, dai, che te porto io. Dammi il sesto braccio. Dai. Chiudiamo lo sportello. Adesso devo rubare la radio. Se volevo riposare un attimo. Tanto per spezzare il fiato. Sì. A carbone, vedrai. Andiamo, dai. Andiamo. Dove manna via? Se ne dove manna? Se ne dove manna? Thank you.
tutta la catena. Che dovete arrivare subito. Chiamate il magistrato, fatelo venire direttamente in ospedale, a me portatevi in chirurgia d'urgenza. State messi bene qui, eh? Sapete che ci avete i soldi.